lavoro della Piaggio mi ha occupato per il film circa 2 anni e mezzo. E io non ero arrivato a finale da molto tempo. Poi mi sono accorto che c'era questa enorme balena gialla sdraiata davanti al mare. Quando io mi sono avvicinato e ho detto, questa qui è una storia da raccontare. Perché da una parte la Piaggio faceva parte della storia di Finale Ligure, era una storia proprio completamente vissuta anche all'ombra della fabbrica. Storicamente la Piaggio ha influito molto sulla realtà finalese. Gli operai della Piaggio, benché lavorassero in una fabbrica metalmeccanica, erano non semplici, nessuno di loro era un semplice operaio, erano comunque operai specializzati e la loro mentalità, cresciuta, diciamo così, negli anni e tramandata da generazione in generazione, faceva sì che la fabbrica diventasse come una cosa, come un grande laboratorio. Più che una fabbrica, era un grande laboratorio, di avanzamento tecnologico. In realtà la Piaggio esprimeva la propria produzione con un livello di avanzamento che sembrava più un laboratorio di ricerca, più che una fabbrica produttiva. Piano piano si è costruita la mentalità che questa fabbrica doveva trasferirsi e tutti si rendevano conto progressivamente che quello sarebbe stato un tesoro da abbandonare in realtà, una realtà da abbandonare. Infatti, ultimamente un impiegato della fabbrica, alla mia domanda come ti trovi a Villanova, mi ha detto per tutta la vita io ho lavorato alla Piaggio, adesso a Villanova lavoro in una fabbrica. Quando noi abbiamo iniziato questo film sulla Piaggio, ci siamo trovati di fronte a una rilettura del Novecento. Cioè, era proprio come se usassimo la Piaggio per raccontare il Novecento produttivo, il Novecento del lavoro. Per cui, da una parte c'era questo aspetto così, come dire, come se fosse un album di storia, e dall'altra abbiamo voluto raccontare invece la vita, il rapporto con la fabbrica di 3 personaggi. C'era quello che raccontava, come dire, la parte tecnica della Piaggio, perché era il manutentore di tutti gli aspetti tecnologici della fabbrica. L'altro era in pratica come un impiegato tecnico che raccontava invece il suo rapporto non solo con la fabbrica ma col paese, perché lui era proprio di Finale. E poi il terzo era un giovane, e per il giovane abbiamo scelto un ragazzo che aveva un suo handicap, ma che era estremamente vitale e che rappresentava, come dire, da una parte la debolezza, simbolicamente poi debolezza, perché lui era energetico al massimo, e dall'altra parte creativa e puntata verso il futuro. Queste cose messe insieme ci hanno fornito, diciamo così, come una specie di anima sulla quale muoverci e sulla quale rendere, come dire, rendere effettivo il passaggio della storia, perché anche di questo si tratta. La destrutturazione, come si può chiamare,
che significa trasformazione di quell'area che ha ospitato la Piaggio, la fabbrica per 100 anni. Cioè, da un punto di vista culturale sicuramente è un impoverimento. Un impoverimento perché fino a poco tempo fa c'erano due poli culturali produttivi, da una parte il turismo, dall'altra la fabbrica. Adesso è tutto in mano a un futuro turistico. Il problema vero sarà creare un equilibrio delle operazioni, perché è sicuro che destruttureranno e ricostruiranno. Questo appare sicuro. Però è altrettanto sicuro che molte aree di quella zona, molte zone di quell'area, non saranno così appetibili a chi vorrà comprare un nuovo appartamento o fare un nuovo esercizio, non sarà così appetibile. Però l'equilibrio ci sarà se sapranno progettare bene un livello di residenza e un livello di servizi pubblici, perché quella è la zona più vicina alla città. Senza la Piaggio, come cambierà la realtà di Finale? Questa, come si dice, una domanda da $1 milione. E non lo sa nessuno. Quella zona lì è un'area talmente grande che ha bisogno di essere governata. Cioè, l'amministrazione della città di adesso si troverà a governare una zona completamente nuova e deve essere equilibrata. Attualmente si vive in un sentimento così di sospensione, perché se non si trova l'equilibrio giusto fra architettura decente e zona verde decente e usabile da tutta la città, non solo da quelli che abitano lì. Negli anni 70 Finale ha goduto di un'invasione turistica di alto livello e ancora la gente è innamorata di quell'epoca, ma oggi quell'epoca non c'è più. E c'è solo la possibilità di rinascere a partire da come si costruirà quell'area. E tutti gli abitanti di quella zona e di quel territorio hanno gli occhi puntati, anche pieni di curiosità rispetto a ciò che si farà. E speriamo che non sia un'invasione speculativa.